Buongiorno a tutti, adesso vi reciterò questo componimento di Piero Calamandrei, giurista, giornalista, scrittore, poeta, antifascista, che fece anche parte dell'Assemblea Costituente e che rivolse questo suo componimento a Kesselring, il federmaresciallo nazista responsabile delle stragi di Marzabotto e delle fosse ardeatine, il quale non solo si pentì, non si pentì dei suoi efferati ordini e delle sue efferate azioni, ma anzi, tornato in patria, disse che per il bene che aveva fatto agli italiani gli avrebbero dovuto erigere un monumento. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi, straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto con il silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che, volontari, si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza.